con il grande maestro Vittorio Borghesi, grandi autori, firme meravigliose per queste belle canzoni come quella che vado adesso a presentarvi. Questa è una canzone proprio dolcissima che rappresenta un po' la nostra terra, la nostra tradizione, l'aria di casa nostra. E qui c'è una firma speciale, poi dopo abbiamo questa sera degli ospiti speciali. Questa è proprio firmata da Primino Partisani, il maestro Vittorio Borghesi. Poi ne seguiranno altre. E questa canzone io non l'ho incisa, però la cantavo appena sono entrata in questa grande orchestra italiana. È un grande successo di Bruna Lelli, che riteniamo una grande regina, una grande artista, e questa sera è con noi, poi dopo verrà sul palco a salutarvi. Io con tutta la mia umiltà, insomma, mi accosto a questa canzone con tanta dolcezza, come lei cantava, questa aria di casa mia, per voi. Aria di casa mia, nostalgia nel mio cuore, profumo di signori, ecco perché noi continuiamo a cantare, a fare questo mestiere con l'entusiasmo dei nostri 20 anni, perché il pubblico per me è una grande famiglia, i vostri applausi, i vostri sorrisi, le strette di mano sono una grande carica, una grande soddisfazione e consolazione. Ma signori, adesso cari, dopo tanti anni io ho un grande privilegio questa sera di presentare qui sul palco proprio lei, che voglio invitare insieme a un'altra voce importante dell'orchestra Borghesi, perché ci sono tutti, signori. Vogliamo fare, ragazzi, un bel tus, ce l'avete in repertorio, eh? Un bel tus di quelli belli, 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 perché arriva lei, Bruna Lelli! Grande Bruna!
Una grande emozione veramente che tu abbia accettato. L'emozione è mia perché sono stata invitata a mangiare una pizza e mi trovo in un posto meraviglioso dove sto rivivendo la mia infanzia e i miei inizi. Certo, risentire queste canzoni, fra l'altro, grandi ricordi. Sei stata meravigliosa. Dai, mi sono avvicinata un po' alla tua dolcezza. No, due dunque, cose su borghesi magari. Dai. Vi ringrazio dell'applauso con cui mi avete accolto, siete sempre meravigliosi. Avrei voluto fare un po' da corista. La terza ci voleva. Sì. Però non posso più cantare perché non ho più l'età, insomma, la differenza è questa. Però ho avuto un intervento molti anni fa che non mi permette più di cantare ed è meglio per voi. Vi lascio la voce di Roberta che è veramente... Io ogni tanto la seguo perché mi piace tanto. Poi siamo amiche. Molto. Poi grazie comunque a tutti voi. Grazie. Buonanotte. La grande Bruna Lelli. Rimani con noi Bruna perché adesso ragazzi lo facciamo un altro tush perché arriva lui. Voi magari non lo ricordate. Carlo Angelotti da Cesena. Allora... Devo dire una cosa, Carlo, ai tempi che io cantavo con lui la Violetta, aveva una giacca gialla taglia 50, era moro, adesso dai, è passato un po' di tempo. Infatti, quando sì. Ti abbracciavo era neanche più massimo. Anch'io, ero una taglia 42, 46. Stavo un po' più in là. Però ho sempre avuto duetti notevoli. Carlo, fai un ricordo del maestro Borghesi, perché insomma hai trascorso degli anni meravigliosi. Di questo momento d'oro diciamo del nostro mondo del ballo. Ho trascorso la giovinezza, la gioventù perché avevo 20, 25, 26, 27 anni per cui i ricordi sono molto belli e tantissimi indubbiamente. Questo vuoi che ti racconti? Quando siamo andati in Sicilia e abbiamo fatto dei tour de force veramente esagerati a partire da Partanna vicino a Trapani e il giorno dopo essere a Lugano a fare la sigla, insomma. Sì. C'era da fare tanto rigore perché con lui si scherzava poco, eh? Naturalmente. Un grande maestro. Maestro, chiaramente, e anche un grande. Sapeva dare a tutti quanti il loro posto, ognuno sì. Sapeva stare. Un grande manager, imprenditore. Indubbiamente. Allora Carlo, adesso voglio invitare un'altra voce perché così vogliamo cantare insieme qualche cosa. Un'altra voce importante perché andiamo un po' quasi a scala, no? Un altro tus, ragazzi, lo facciamo sempre in questo accordo, va bene? Come volete voi, dai, sempre in do, sempre in do. Mauro Ferrara! C'è anche lui, ragazzi, il grande, la voce della Romagna! Grande Mauro! Ragazzi, impeccabile. Te Mauro sei dimagrito invece, perché te vuoi salutare Ezio Tozzi? Io dicevo, signori, per voi Ezio Tozzi, il chitarrista, il veterano dell'orchestra Borghesi. Voi non mi dovevo mica sbagliare, eh? No velletrano, veterano, Mauro, due parole non le dici? Vabbè che tu vai meglio cantare, lo so. Però, dai. Buonasera a tutti innanzitutto, Volevo raccontarvi solo una piccola cosa. Prima ho rivisto la Bruna dopo 50 anni e la prima cosa che mi ha detto com, t'amme bisogno su? Dopo 50 anni la Bruna pretendeva che io la conoscessi, ha capito mo? Bruna, mi ha fatto molto piacere rivederti, speriamo di vederti prima di 50 anni, E poi volevo salutare il mito dell'orchestra Borghesi, perché per me è Ezio. Ezio Tozzi, è lui! Perché io nel 69, quando sono arrivato, lui c'era già. Ecco la Bruna! La birichina le rivede. Diamo il microfono. Non mi chiamare spesso, perché ci sono dei gradini da fare. Mi hanno appena tolto il gesso da questa gamba. Che mi volevi dire? No, volevo dirti che non ti avevo riconosciuto, quindi tu mi hai rimproverato per certo, questo. Io l'ho riconosciuto subito, no, perché... Dalla forza! L'ho riconosciuto dal ciuffetto. Te mi vedi ogni tanto in televisione, ma io non t'ho più visto. No, io non ti vedo proprio in televisione, perché dove vivo io la televisione non c'è. Lei vive Londra e non va su streaming e dopo, hai capito? È vero. Poi vogliamo... Visto che ci siamo, chiamiamo tutte le voci che hanno fatto parte dell'orchestra italiana Borghesi. Per voi... Chicco Fabbri, un bel tus anche per Chicco!
Enrico. Beh, devo dire che stiamo rappresentando tutta l'Orchestra Borghesi in tanti anni di attività, ma quello che mi fa piacere è riscontrare che il nostro richiamo è stato da voi recepito nella maniera giusta, ragion per cui direi che l'applauso dovete rivolgerlo a voi stessi per essere in nostra compagnia e presenziare ad uno, mi auguro, non a sé stante, ma l'inizio di una lunga serie di omaggi al maestro Vittorio Borghesi, perché se è vero che di tanto in tanto si creano degli omaggi ai maestri della musica, non si può dimenticare assolutamente mai il Paganini della Fisarmonica, signore e signori. C'è un altro personaggio che vorrei invitare qui sul palco. Intanto saluto anche Roberto Novalis dell'edizione musicale Novalis, che ci accompagna in questa meravigliosa avventura, anche perché insomma so che sei molto molto vicino alla musica del maestro Vittorio Borghesi per tanti tanti motivi. Ma c'è colui che ha scritto dei testi straordinari, Dalla mia valle, Paese mio, insomma, io vorrei invitarlo qui sul palco. Primino Partisani, ve lo ricordate? Intanto che ci raggiunge, ragazzi, insieme dovete cantare qualcosa, cosa c'era in scaletta? Ecco. Beh, direi che possiamo, Carlo, il mio grande onore, a braccetto, anche perché è bello, e perlomeno per me è un onore, credetelo. Ho imparato ogni canzone di Vittorio Borghesi ascoltandola dalla tua voce. Ecco Primino che ci ha raggiunto. Grandissimo. Grazie. È un onore, guarda, averti questa sera con noi, perché credo che hai scritto veramente le più belle pagine della musica da ballo e ancora oggi sono molto attuali i testi che hai toccato, le sfumature dei paesaggi, ma soprattutto le sfumature dell'anima di noi che facciamo questo mestiere e della gente che ci ascolta. Le mie canzoni hanno avuto un valore perché ci sono stati degli interpreti bravi a cantarle. Grazie mille. Questa sera... Ti tolgo il microfono perché devo chiarire una cosa che molti non sanno. Tutte le canzoni scritte per me, da Aria di casa mia, Ciclista della Domenica, Cari Amici, tutte quelle lì non sono state scritte dal maestro Borghesi, ma da lui, che le scriveva solo e esclusivamente per me. Grazie Bruna. No, quello che volevo dire è che grazie a questi interpreti queste canzoni hanno avuto un grande valore. E questa sera io sono molto emozionato anche perché ho incontrato tantissimi amici che mi hanno fatto l'onore di salutarmi, di abbracciarmi. Sono come delle perle di rugiada che mi scivolano sulla pelle, mi arrivano direttamente al cuore e mi fanno sentire più giovane. Grazie a tutti. Sei un poeta. Grazie Primino per quello che hai scritto. Allora, questi qui sono già armati di microfono. Tu Primino stai qui, io mi cosa avete deciso di fare? Cosa facciamo? No, stavamo, allora, facciamo... stavamo guardando che abbiamo fatto una bella staffetta. Eh sì, ci sono tre generazioni dell'Orchestra Borghesi al completo. Io ho lasciato la stecca ad Angelotti, lui ha lasciato la stecca a Chicco. Ecco, devo dire che mai cosa fu più gradita ed ecco perché parliamo di un paese. Un paese descritto da Vittorio Borghesi. Facciamo un passo avanti, ragazzi, perché altrimenti sembra che siamo intimoriti dal nostro pubblico e qui per noi. Per cui, Carlo Angelotti, signore e signori. Paese mio. Sì, e voglio citare con questa canzone che andrete a interpretare un'altra voce maschile che ha dato tanto all'Orchestra Italiana Borghesi, non è più con noi da pochi giorni, Cassio Babini. Facciamo pari e dispari a chi inizia? Io dispari. Oh, aspetta, deve batti tre. Un, due, tre, via. Tu. Perfetto. Era già d'accordo così però, Vai. Vai. Tacca. Su. Paese, paese mio, Firenze sul colle sta,
chiesa per pregare, la piazza e il borgo e poi tra i bianchi sassi un fiume sussurra e va. Paese, paese mio, sei bello tra rose e fior, io non ti lascio mai, perché lontano da te vorrebbe dire forse morire un po'. Gli amici sono là, si fa la partita. E giù nel borgo c'è qualcuno a passeggiare. Chi amorosa va a fare l'amor. Paese, paese mio. Lavora nei campi e c'è semplicità e c'è serenità. Paese mio, sei la felicità. Data da Dio. Bravissimi, ma che voci! Cioè, vi rendete conto, attraverso queste voci, queste interpretazioni, proprio la forza anche della grande orchestra italiana Borghesi? Io ci tengo a dirlo, perché insomma siamo stati un po' i primi, no? Queste grandi orchestre con i tre cantanti, chi cantava in un modo o nell'altro, cioè è uno stile che ci appartiene, che arriva dalla Romagna, da questi grandi maestri, e noi siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo seminato, perché guardate il risultato di stasera, gente che è arrivata da molto lontano, dal Veneto, dal Piemonte, né? Anche dei piemontesi ci sono, dall'Emilia, da Bulagna, da Riccione, Cattolica, tutta la Romagna, anche i veneti che c'è, veneti che sono qua tutti quanti. Mancava la tromba di Remo Pagnotta, Remo ha appeso la tromba, e allora è arrivato Baldacci, che non sa resistere, è come una bella donna la musica per lui. Dopo però ti vogliamo apprezzare. Allora, queste voci, abbiamo un amico che è venuto a trovarci insieme naturalmente a Franca, che è stata anche lei la voce femminile dell'orchestra Borghesi nelle successive formazioni. Vorrei invitare qui sul palco è Mister Domenico, che è una voce potente, e insieme, fra l'altro, Mauro, La mia valle, che vogliamo cantare quella. Mister Domenico con noi.
Per me è un piacere e un onore essere qui in Romagna, signori, perché io sono un intruso questa sera, sono venuto perché Franca mi ha invitato e si chiama, non ricordo più, Tiziano, dice vieni con noi a fare questa serata. Per me è un piacere immenso essere qui, perché io quando ho iniziato con l'orchestra, con mio figlio, abbiamo iniziato con le canzoni romagnole e quindi per me è un piacere. Grazie a tutti voi di avermi invitato, grazie. La musica ha questa grande forza di saper riunire tutti quanti. E questa canzone, Mauro, dillo tu, perché questa ti appartiene in modo totale, vero? L'avevi incisa? L'abbiamo incisa a Milano, andammo su, c'era Primino, c'era Ezio, c'era Vittorio Borghesi, c'era La Deglia. Mi dispiace che non c'è Sergio Facchini, che era il tastierista. Quello di, certo. Mi dispiace di sé. No, Ciro Facchini, Sergio Facchini. Sergio Facchini, no, è vero, certo, certo. E un salutone anche da parte di Delia, che voleva essere presente, ma ha avuto un impegno familiare, ma porta i suoi saluti a tutti quanti. Sì, sì. Allora, ragazzi, ce l'abbiamo un altro microfono? Chiediamo gentilmente alla regia, perché siamo diventati tanti qua, mi sembriamo il quartetto Cetra tra un po' qui, se andiamo avanti così. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro, funziona, pronto, sì, ok. Allora... ce ne vuole uno per Mister Dometti, la canti la mia valle? Pezzettino. Ma sì, vieni qua, vieni qua. Dai, guarda, cedo io il mio microfono, no, e si gestiscono. Beh, accidenti. Inizi te. Comincio io. Cominci vieni qua. Te, poi vediamo. Per anzianità comincio io. Con la voce per fare la mia valle, Solo per anzianità, Quanta dolcezza nel cuor queste verdi colline. Io mi vedo bambino giocare sui prati. Limpide acque del fiume nei giorni d'estate. Questa la mia valle, in quella casa abitava lei. Vola il mio pensiero, per ogni luogo un ricordo c'è. E questa la mia valle, grilli cantar nella chiara serata, mentre mi incanto a guardare la mia ballata. Dopo l'autunno la terra si veste da sposa, il contadino riposa al suo popolo. Potrò più scordare.
folcloristica romagnola.